Con questo lavoro da me pensato ed eseguito esclusivamente per affetto familiare, ho provato a ricostruire l'albero della nostra famiglia, la famiglia dei Pellegrini. Ogni discendenza può essere vista come un albero, in piedi o capovolto, con i rami che crescono di numero e in direzioni differenti, ma sempre con le uniche e identiche radici. La mia ricerca, per essere possibile, doveva necessariamente riguardare la discendenza di una sola coppia. Così ho deciso di prendere come riferimento i nonni Francesco Paolo Pellegrini e Angela Piccinni. Questo mio lavoro è durato molto tempo, diversi anni, a causa di lunghi periodi di fermo obbligato da altri impegni prioritari. Impegni di vita, di ministero e di famiglia. Il tempo che ho impiegato per realizzarlo è stato comunque tantissimo, impossibile da quantificare. E tante sono anche state le mie risorse impiegate. Prima ho visitato, con grande mia gioia, tantissimi parenti, conoscendone così alcuni per la prima volta nella mia vita, per spiegare il progetto. Poi ho chiesto in prestito le foto, poi le ho catturate nel computer con lo scanner, poi ho scritto alcuni dati anagrafici, pochi ed essenziali, del maggior numero possibile dei parenti. Poi ho classificato ed organizzato il tutto e poi ho realizzato il presente documentario. Questa opera si compone di tre parti. 1. Di un documentario video relativo solo ai parenti più lontani nel tempo. 2. Di un elenco completo dei parenti, quasi aggiornato ad oggi, corredato delle loro foto, quelle che mi sono state date naturalmente, e di una scheda anagrafica personale. 3. Un ricchissimo elenco di foto, più di 2300, per ognuna delle quali è stata compilata una scheda che identifica i parenti presenti in esse. Il mio interesse era di raggiungere quattro obiettivi. 1. Far rivivere i nostri cari parenti del passato, che sono le nostre radici, nella memoria dei parenti ancora vivi. 2. Far rivivere i tempi passati ai parenti più anziani. 3. Trasmettere tutto questo ai nostri parenti più giovani, persino a quelli che ancora non ci sono, ma che verranno. 4. Ripensare insieme alla bellezza della famiglia. Durante un incontro da vivere tutti insieme, volentieri e gioiosamente. Questo lavoro però, per essere giudicato completo e quindi positivo, ha ancora bisogno della collaborazione di tutti noi. Con questo lavoro io presento fotografie e dati anagrafici che potrebbero rimanere poco significativi. Noi insieme invece, nell'incontro o negli incontri che faremo, aggiungeremo al mio lavoro commenti, ricordi, profili caratteriali, battute famose, fatti e fatterelli relativi ai nostri cari del passato. Solo così potremo trasmettere ai nostri discendenti un'opera davvero completa, nella quale ognuno dei nostri cari riprenderà ancora una volta vita. Per questo cercherò di registrare gli interventi di tutti noi presenti per allegare poi la registrazione al lavoro che io già ho preparato. Desidero ringraziare tutti i parenti che in un modo o in un altro mi sono stati di aiuto. In particolare ringrazio due giovani,
che per aiutarmi hanno speso giorni e giorni e giorni di lavoro al computer. Fadi e Flora. Ringrazio anche Rita, che in questo documentario legge insieme a me i testi. Permettetemi di finire questa introduzione con una bellissima frase del grande Papa Giovanni Paolo II sulla famiglia. La famiglia è lo specchio in cui Dio si guarda e vede i due miracoli più belli che ha fatto: donare la vita e donare l'amore. Martina Franca, 5 gennaio 2019, vostro Giustino. Primo capitolo. Martina Franca, collocazione spazio-temporale della famiglia Pellegrini. Per i nostri giovanissimi di oggi e per quelli di domani, che abitano o abiteranno fuori da Martina Franca e un domani guarderanno questo documentario, è necessario che io collochi nello spazio e nel tempo la famiglia dei Pellegrini. Martina Franca si trova sulle colline sud-orientali della Murgia, in una posizione che offre splendide vedute sulla Valle d'Itria, ad un'altitudine di 431 metri sul livello del mare. La flora si compone di tratti di bosco e di macchia mediterranea, alternati a oliveti e vigneti. Le origini di Martina Franca, come borgo, risalgono al X secolo, quando sul monte di San Martino sorse un piccolo villaggio di profughi tarantini, fuggiti dalle continue devastazioni dei saraceni, e ai quali si aggiunse successivamente una comunità di pastori. Il termine Martina deriva dalla devozione degli abitanti, già dall'anno 1000, a San Martino di Tours. Infatti il primitivo insediamento della città nacque sul monte detto appunto di San Martino. Nell'alto Medioevo il territorio è stato sotto l'influenza dei Longobardi, alternatisi all'autorità dell'Impero Romano d'Oriente e nel X secolo luogo di difesa contro l'invasione dei Saraceni. Intorno al 1300 Martina Franca fu eletta comune su ordine del Principato di Filippo I di Angiò. Il territorio all'epoca consisteva in un castello situato storicamente nell'attuale zona denominata Monte d'Oro e da 2 miglia di terreno intorno al castello sottratto dal territorio di Taranto per l'insediamento rurale di massari, cioè contadini affittuari di terreni e masserizie. Sembra che Filippo d'Angiò avesse concesso anche dei diritti e delle franchigie a chi fosse venuto ad insediarsi a Martina e per questo fu denominata Franca. L'urbanistica del centro storico martinese si caratterizza per abitazioni sviluppate in senso verticale. I locali al pian terreno e talvolta parzialmente interrati erano adibiti a bottega. Al primo piano, invece, si trova la zona giorno, con cucina e sala da pranzo. Di solito era presente anche un camino che assolveva a una duplice funzione. Serviva a cucinare le pietanze e fungeva da stufa, sia per il primo piano, sia, grazie alla canna fumaria, anche per i piani superiori. In questo piano è facile trovare anche un imbocco del pozzo, che a differenza della canna fumaria ha un camino che arriva fin sotto la casa, nel luogo in cui è situata la cisterna d'acqua, per lo più di origine piovana.
il pozzo veniva sfruttato anche come un rudimentale frigorifero, in virtù della freschezza garantita dalla pietra calcarea del sottosuolo martinese. Gli alimenti venivano depositati in un secchio di rame o di ferro, a fondo piccolo e bocca larga, un mezzo cono capovolto, e fatto adagiare a pela d'acqua nel pozzo. Il secondo piano è la zona notte. Qui c'è la stanza o le stanze da letto, generalmente con un balcone o una finestra che comunica con il tetto della casa. Il tetto veniva sfruttato in vari modi. Generalmente è uno spazio utile per stendere il bucato o anche per imbandire tavolate. Alcune case hanno il tetto comunicante e allo stesso livello della casa vicina, spesso senza alcun muro separatore. D'estate i tetti si trasformavano in veri essiccatoi naturali. Gli anziani vi facevano essiccare fichi, noci, fave e altri alimenti, o spurgavano la lana e i materassi. La particolarità delle case pugliesi, a differenza del resto della penisola italiana, sta nel fatto che i tetti sono in stile greco, cioè piatti e non spioventi. Le poche spiovenze servivano per incanalare l'acqua nelle cisterne calcaree poste nel sottosuolo, che erano una fonte di acqua utile, visto la scarsità di quest'ultima nella regione. Caratteristica importante del centro storico erano le vie strette piene di spigoli, vicoli ciechi e le strade nascoste. Un vero labirinto urbano. Questo assetto anticamente, in caso di invasione nemica, era un mezzo per guadagnare tempo durante un'eventuale fuga o per tendere imboscate ai nemici sfruttando vicoli ciechi e vie nascoste o poco visibili. I trulli, edificati come ricoveri temporanei nelle campagne o abitazioni permanenti per gli agricoltori, nel territorio di Martina Franca furono costruiti durante i periodi di civilizzazione contadina fuori dalla zona urbana, a differenza di quanto avvenne ad Alberobello, dove furono situate all'interno del paese. Se poi volessimo parlare del cibo tipico martinese, non finiremmo più. Orecchiette, cime di rape, polpette, agnello, capocollo, pettole natalizie, eccetera. La Basilica di San Martino a Martina Franca fu eretta nella seconda metà del Settecento, sul luogo ove sorgeva la precedente collegiata romanica. Essa è la perla del barocco martinese. Si caratterizza per la maestosa facciata, sulla quale spicca centralmente l'immagine del patrono, che divide il mantello con un mendicante di Amiens. Ricordiamo come una volta la vita delle famiglie si svolgeva in modo molto diversa da come si svolge oggi. Le comodità di oggi sono venute alla ribalta solo poco alla volta e soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Prima non c'erano neanche cose importanti come la luce elettrica, l'automobile, la lavatrice, la radio, la televisione, il telefono, le fognature, la medicina avanzata e l'assistenza sanitaria, tanto che molti bambini morivano poco dopo la nascita. L'istruzione obbligatoria, infatti, molta gente non sapeva né leggere né scrivere. È all'ombra della Basilica di San Martino che nacquero e vissero i pellegrini che, nonostante le condizioni umili e la povertà, che era la condizione della maggior parte delle persone di quel tempo, formavano una famiglia allegra e vivace. Sapendo che in quei tempi i figli venivano partoriti in casa
e conoscendo dove essi sono nati, possiamo presumere che nonni Francesco Paolo e Angela, pur rimanendo sempre a Martina Franca, a parte pochi anni passati a Taranto per lavorare in Arsenale, cambiarono spesso abitazione. Vado citando in ordine cronologico le relative vie. Via Caracciolo numero 33, via Mercadante numero 29, via Mercadante numero 17, via Bellini, non conosciamo il numero civico, per cui nella foto mostro tutta la via. Via Vittorio Alfieri numero 26, via San Giuliano numero 1, via Magli numero 1, via San Giuliano numero 8. Ancora via San Giuliano, ma non sappiamo se al numero 10 o al numero 11, per cui mostro due foto. L'ultima abitazione dei nonni fu in via Arco Casavola numero 11. Secondo capitolo: contesto socio-politico. I nostri parenti, dal 1795 in poi, hanno attraversato molteplici vicende socio-politiche che condizionarono, ovviamente, la vita di molti di loro. Martina Franca, essendo parte della Puglia, faceva parte del Regno di Napoli. Il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia, poi, pervennero all'unificazione giuridica definitiva nel dicembre 1816, con la fondazione dello Stato sovrano del Regno delle Due Sicilie. Il Regno d'Italia nacque il 17 marzo 1861, dopo la guerra risorgimentale, la seconda guerra d'indipendenza, combattuta dal Regno di Sardegna per conseguire l'unificazione nazionale italiana. Dal 1861 al 1946 l'Italia è stata una monarchia costituzionale. Al vertice dello Stato vi era il re, il quale riassumeva in sé i tre poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, seppur esercitati non in maniera assoluta. In quell'arco di tempo, l'Italia ha vissuto la Prima Guerra Mondiale dal 1915 al 1918 e la Seconda Guerra Mondiale dal 1940 al 1943. In moltissime famiglie italiane e non vi furono partecipanti ad almeno ad una delle due guerre mondiali. Vi furono molti dispersi e vi furono moltissimi morti. Mi sembra doveroso e opportuno, a questo punto, tra i discendenti dei pellegrini ricordarne due, morti nei campi di concentramento nazisti: Francesco Vinci, figlio di zia Maria Giacinta Pellegrini, Edmondo Lucarella, figlio di zia Concetta Pellegrini. L'Italia divenne una repubblica con referendum del 2-3 giugno 1946. Sulla pace, il grande Papa Giovanni Paolo II un giorno si espresse così: come al tempo delle lance e delle spade, così anche oggi nell'era dei missili, a uccidere prima delle armi è il cuore dell'uomo. Chiesero un giorno a Madre Teresa di Calcutta: madre, cosa possiamo fare per la pace nel mondo? Ed ella rispose: tornate a casa e amate la vostra famiglia.
senti il cuore della tua città, batte nella notte intorno a te, sembra una canzone muta che cerca un'alba di serenità. Semina la pace, tu vedrai che la tua speranza rivivrà. Spine tra le mani piangerai, ma un mondo nuovo nascerà. Semina la pace, tu vedrai che la tua speranza rivivrà. Spine tra le mani piangerà, ma un mondo nuovo nascerà. Di guerra non si parlerà mai più. La pace è un dono che la vita ci darà, un sogno che si avvererà. Terzo capitolo. I nostri antenati, cioè le nostre radici. Nel 1795 nacque a Martina Franca Domenico Pellegrino, che, diventato poi sarto, sposò Antonia Liuzzi, nata Martina Franca nel 1799. Domenico e Antonia hanno generato a Martina Franca Martino Antonio Pellegrini, nato l'11 gennaio 1821. Diventato poi sarto, Martino Antonio sposò Maria Giacinta La Carbonara, nata a Martina Franca nel 1822. Martino Antonio e Maria Giacinta La Carbonara hanno generato a Martina Franca Francesco Paolo Pellegrini, nato il 21 ottobre 1858. Francesco Paolo fu battezzato il giorno stesso della nascita nella chiesa di San Martino. Da giovane diventò sarto. Nel 1824 a Martina Franca nacque Giustino Piccinni, che è diventato poi zuccatore sposò Vitantonia Colucci, nata a Martina Franca nel 1821. Vitantonia era casalinga. Giustino e Vitantonia hanno generato almeno 4 figli, tra i quali Angela, nata a Martina Franca il 12 dicembre 1860. Angela fu battezzata il giorno stesso della nascita, il 12 dicembre 1860, nella chiesa di San Martino. Ella poi diventò filatrice. Prima di Angela, però, nacquero 2 maschi che divennero sacerdoti. Tra i figli vi era anche Antonio, detto Totuonno, che, malato, alla fine della sua vita fu ospitato permanentemente in ospedale. L'ospedale di Martina Franca era stato costruito precedentemente su un terreno adesso regalato dalla famiglia Piccinni. Così dunque si arriva al matrimonio tra Francesco Paolo Pellegrini e Angela Piccinni, avvenuto il giorno 17 settembre 1882 nella Chiesa dei Monti, da Don Sante Piccinni, che probabilmente era uno dei 2 fratelli sacerdoti di Angela.
Angela, a 42 anni, perse un occhio cercando di dividere i contendenti di una violenta zuffa. Lui era un grande attore o intrattenitore. Sapeva recitare, raccontare storie e barzellette, e alla sera, nelle masserie, dopo una giornata di lavoro di sartoria, intratteneva quelle famiglie così. Era molto allegro e scherzoso. I nonni Francesco Paolo e Angela sono morti anziani a Martina Franca, nella casa sulla piazzetta che fino ad oggi i nipoti ricordano, cioè in via Arco Casavola numero 11. Lui il 22 novembre 1938 e lei a letto da un po' di tempo con paresi il 30 dicembre 1944. Ora faccio scorrere davanti ai vostri occhi i loro figli con i loro familiari. Francesco Paolo e Angela hanno generato Maria Giacinta, detta zia Giacinta, nata il giorno 3 novembre 1883 a Martina Franca, in via Caracciolo numero 33. Vita Antonia, detta zia Antonia, nata il giorno 22 luglio 1886 a Martina Franca, in via Mercadante numero 29. Maria Concetta, detta zia Concetta, nata il giorno 22 agosto 1888 a Martina Franca, in via Mercadante numero 17. Martino, detto zio Martino, nato il giorno 2 novembre 1890 a Martina Franca, in via Bellini, senza numero civico. Maria Nicola, nata il giorno 19 marzo 1893 a Martina Franca, in via Alfieri numero 26. Giustino, detto zio Giustino, nato il giorno 18 febbraio 1895 a Martina Franca, in via San Giuliano numero 1. Maria Nicola, detta zia Nicoletta, gemella di Maria Rosaria, nata il giorno 20 giugno 1897 a Martina Franca, in via Magli 1. Maria Rosaria, detta zia Rosaria, gemella di Maria Nicola, nata il giorno 20 giugno 1897 a Martina Franca, in via Magli 1. Eva, nata il giorno 23 giugno 1899 a Martina Franca, in via San Giuliano numero 8. Armando Domenico, detto zio Armando, nato il giorno 15 ottobre 1902 a Martina Franca, in via San Giuliano numero 10 o 11. Zia Giacinta sposò Paolo Orazio Vinci, nato nel 1874. Si sposarono il giorno 30 novembre 1913 a Martina Franca, nella chiesa di San Pietro. Dal loro matrimonio nacquero Donato, il giorno 1 novembre 1914.
Francesco nel 1916. Mario il giorno 18 aprile 1920. Alfredo il 19 dicembre 1921. Carmela, detta Melina, nel 1924. Angela, detta Angelina, il giorno 3 maggio 1928. Zia Antonia sposò Tommaso Di Lonardo, nato nel 1885. Si sposarono il giorno 11 febbraio 1912 a Martina Franca nella chiesa del Carmine. Dal loro matrimonio nacquero Angelo Raffaele il giorno 28 marzo 1919. Francesco il giorno 24 febbraio 1921. Ovidio il giorno 20 aprile 1923. Attilio nel 1924, morto a pochi mesi di vita. Attilio il giorno 6 novembre 1925. Maria il giorno 15 gennaio 1928. Zia Concetta sposò Francesco Paolo Lucarella, nato nel 1887. Si sposarono il giorno 20 marzo 1910 a Martina Franca. Dal loro matrimonio nacquero Antonio, detto Tonino, nel 1911, morto giovane prima della Seconda Guerra Mondiale. Francesco, detto Franco, nel 1912. Edmondo, nel 1914. Alberto Natale, il giorno 16 novembre 1916. Rosetta, morta a 7 anni. Angela, detta Lina, il giorno 14 febbraio 1922. Mario, morto ad un anno di età. Zio Martino sposò Donata Chiarelli, nata il giorno 8 settembre 1893. Si sposarono il giorno 3 gennaio 1915 a Martina Franca nella chiesa del Carmine. Dal loro matrimonio nacquero Angela, detta Lina, il giorno 5 maggio 1916. Anna, detta Ninetta, il giorno 19 giugno 1920. Francesco, detto Franco, il giorno 26 agosto 1922. Peppino, il giorno 1 gennaio 1925. Aida, detta Ida, il giorno 11 dicembre 1927. Dante,
il giorno 29 ottobre 1929. Irma, il giorno 14 gennaio 1934. Zio Giustino sposò Filomena Raguso, nata il giorno 11 novembre 1896. Si sposarono il giorno 6 marzo 1915 a Martina Franca, nella Basilica di San Martino. Dal loro matrimonio nacquero Angela, detta Lina, il giorno 11 novembre 1916. Francesco Paolo, detto Franco, il giorno 9 giugno 1920. Maria, il giorno 6 febbraio 1922. Yolanda, il giorno 1 luglio 1924. Giovanna, il giorno 16 agosto 1926. Dante, il giorno 1 febbraio 1929. Zia Nicoletta sposò Vincenzo Semeraro, nato il 27 ottobre 1891. Si sposarono il giorno 28 gennaio 1931 a Martina Franca nella Basilica di San Martino. Dal loro matrimonio nacquero Addolorata, detta Dorina, il giorno 3 aprile 1934. Graziella, il giorno 19 ottobre 1935. Angelo, detto Lino, il giorno 23 aprile 1938. Tilde, il giorno 19 giugno 1940. Zia Rosaria sposò Giuseppe Pietro Veneziani, nato tra il 1875 e il 1880. Si sposarono a Taranto. Dalla loro unione nacquero Lucrezia, detta Ezia, il giorno 25 marzo 1926. Donato, detto Dino, nel 1927. Franco, il giorno 10 luglio 1929. Claudio, il giorno 4 marzo 1931. Biagio, il giorno 25 aprile 1933. Maria Incoronata, detta Pierina, il giorno 12 maggio 1937. Zio Armando sposò Rosa Semola, detta Sisina, nata il giorno 3 gennaio 1905. Si sposarono il giorno 8 settembre 1923. Dal loro matrimonio nacquero prima del 1930
Dico così perché non ho la data certa della loro nascita. Angela, detta Lina. Antonietta. Genoveffa. Silvio, morto bambino. Poi è nata Clelia nel 1930. Mafalda, il giorno 21 novembre 1931. Ubaldo, detto Dino, il giorno 9 settembre 1934. Francesco Paolo, detto Franco, il giorno 29 gennaio 1938. Dopo aver visto molte fotografie, cioè immagini statiche, chiudo questo capitolo con delle brevi clip video, vere perle per i nostri ricordi, che ci faranno rivedere istanti animati di zio Martino, di zio Armando e di suo figlio Ubaldo, detto Dino, ripresi nel 1954 nella campagna di zio Martino. Poi ci faranno vedere zio Giustino ed alcuni suoi familiari ripresi il 1 luglio 1955 prima e il giorno 11 aprile 1971 poi in casa sua a Milano in via Pietro Custodi 16, 3 mesi circa prima della sua dipartita per il cielo. Quarto capitolo. I matrimoni. Il sogno dei nostri anziani era di farsi una famiglia. Forse è più giusto dire però che questo è il sogno di tutti. Chi non avrebbe il desiderio di ascoltare gioiosamente rivolta a sé la famosa formula «Io prendo te come mia sposa» e prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.
Quale persona non avrebbe piacere a sentirsi dire «Ti amo più della mia vita» o quale donna non amerebbe sentirsi dire «Per me sei la più bella del mondo»? Su questo impegno, assunto responsabilmente, sono nate e maturate le nostre famiglie di origine. Analizzando le foto raccolte da tutti voi, mi colpivano quelle dei matrimoni e così, in questo lavoro, ho voluto dare ad esse una rilevanza particolare, facendole scorrere davanti ai vostri occhi. Sarete voi stessi a riconoscere i soggetti, ma poi, comunque, nell'archivio che potremo sfogliare insieme, le ritroveremo tutte. Sempre è stata nei sogni miei e tutto quanto il mondo intorno è più blu, non c'è neanche una salita quando ci sei tu, tu che sei la perfezione, per fortuna che ci sei, apro le mie braccia al cielo e penso, sei la più bella del mondo, la più bella per me. Era tutta la vita che non aspettavo che te, sei la più bella del mondo, religione per me, mi piaci da impazzire, mi piaci come sei. Fai quello che senti, manifesti i tuoi sentimenti mostrandoli con il ritmo del tuo cuore. Se qualche strega, una befana c'è lassù con te, non c'è odio sul tuo viso ma un sorriso, perché sei la più bella del mondo, una vertigine, combinazione di cellule.
Le case felici sono costruite con mattoni di pazienza, anche se il problema non è di imparare a sopravvivere sotto ad un temporale, ma di imparare a danzare insieme anche sotto la pioggia, cioè sotto le difficoltà della vita. Quinto capitolo. Il lavoro. I pellegrini erano prevalentemente sarti. Leggendo le schede anagrafiche dei nostri parenti più lontani, si può notare che erano tutti sarti. Domenico Pellegrini, nato nel 1795, era sarto. Il figlio Martino Antonio Pellegrini, nato nel 1821, era sarto. Il figlio di questo, Francesco Paolo Pellegrini, nato nel 1858, era sarto. Tutti i suoi figli sapevano cucire molto bene e mi risulta che, in modo particolare, erano sarti di professione zia Maria Concetta, zio Martino, zio Giustino, zio Armando. A prova di quanto detto, si potrebbe andare negli archivi comunali e parrocchiali e leggere negli atti ufficiali anagrafici quale era la loro professione. Ho comunque tra le mani quattro prove e una testimonianza. Prima prova. Una foto del nonno Francesco Paolo Pellegrini nella sua bottega di Sarto. È posizionato in piedi, con al collo un centimetro flessibile da sarto, dietro alla figlia Nicoletta che è seduta alla macchina da cucire. Seconda prova. La citazione del libro di Gentile Teresa, dalla tessitura all'industria confezioniera a Martina Franca, marzo 1998, Fasano di Brindisi, pagina 78, di cui mostro in una foto la copertina. In esso vi si legge che quando nacque l'industria confezioniera, collaborarono con la ditta Salamina i Pellegrini, eccetera. Terza prova. Due foto che ho trovato nello stesso libro, alle pagine 87 e 90, nelle quali si riconosce mio nonno, zio Giustino Pellegrini, seduto al banco di vendita di Salamina. Poiché mio nonno emigrò con tutta la famiglia a Milano nel 1930 come sarto e confezionista di cappotti, quelle foto sono state certamente scattate prima di quell'anno. Quarta prova. La fama di buoni confezionisti e commercianti di cappotti che poi molti dei discendenti pellegrini hanno avuto a Martina Franca, aprendo più o meno grandi ditte di confezioni, tra le quali la più grande fu la Pelle Marfi, il cui significato era Pellegrini, Martino e figli. La testimonianza è dei nostri parenti anziani. Tutti hanno sentito dire almeno una volta che i Pellegrini furono i primi a cucire cappotti in modo artigianale a Martina Franca. Prima si usavano i mantelli. Ecco la prima bottega di zio Martino, che poi diventerà il luogo di lavoro di suo figlio Peppino, per il primo periodo dell'esercizio del suo mestiere. Ho pensato a questo punto di mostrarvi una sequenza di fotografie dei nostri parenti che indossano cappotti. Nelle foto che seguono si possono notare zio Armando, Donato Vinci, Francesco Di Leonardo impegnati alle bancarelle per la vendita dei cappotti. Thank you.
Lorenzo Biagi diceva: per uccidere un uomo non serve togliergli la vita, basta togliergli il lavoro. Sesto capitolo. I gruppi di famiglia. Tutti insieme, nonni, genitori, figli. Madre Teresa di Calcutta ebbe a dire: i figli sono come gli aquiloni. Gli insegnerai a volare, ma non voleranno il tuo volo. Gli insegnerai a sognare, ma non sogneranno il tuo sogno. Gli insegnerai a vivere, ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l'impronta dell'insegnamento ricevuto. Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, bot, bot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce almeno loro fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, e proprio quando piove i bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però, però. E mi vergogno un po' perché non so più fare oh, e fare tutto come mi piglia. Perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. I bambini sono molto indiscreti, ma hanno tanti segreti come i poeti. Nei bambini vola la fantasia e anche qualche bugia. Oh mamma mia, bada. Ma ogni cosa è chiara, trasparente, che quando un grande piange i bambini fanno oh, ti sei fatto la bua, è colpa tua. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però, però. E mi vergogno un po' perché non so più fare oh, non so più andare sull'altalena di un fil di lana, non so più fare una collana. Finché i cretini fanno, finché i cretini fanno boh, tutto resta uguale. Ma se i bambini fanno oh, 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 basta la vocale. Io mi vergogno un po', invece i grandi fanno no. Io chiedo asilo, io chiedo asilo. Come leoni, io voglio andare a gattoni. E ognuno è perfetto, uguale il colore. E viva i pazzi che hanno capito cos'è l'amore. È tutto un fumetto di strane parole che io non ho letto. Voglio tornare a fare oh, voglio tornare a fare ore oh, oh, oh. Perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo.
per una bambola, un robot, bot, bot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce, almeno loro, fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, e proprio quando piove i bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però. E mi vergogno un po' perché non so più fare oh, e fare tutto come mi piglia. Perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. I bambini sono molto indiscreti, ma hanno tanti segreti come i poeti. Nei bambini vola la fantasia e anche qualche bugia, oh mamma mia, bada. Ma ogni cosa è chiara, trasparente, che quando un grande piange i bambini fanno oh, ti sei fatto la bua, è colpa tua. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però. E mi vergogno un po' perché non so più fare oh, non so più andare sull'altalena di un fil di lana, non so più fare una collana. Finché i cretini fanno, finché i cretini fanno boh, tutto resta uguale. Ma se i bambini fanno oh, 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 basta la vocale, io mi vergogno un po'. Invece i grandi fanno no, io chiedo asilo, io chiedo asilo. Come leoni, io voglio andare a gattoni. E ognuno è perfetto, uguale il colore. E viva i pazzi che hanno capito cos'è l'amore. È tutto un fumetto. C'è un detto che mi sembra molto vero: i giovanissimi rimangono orfani quando non hanno i genitori. I giovani e gli adulti si sentono orfani quando non hanno amici. Ma gli anziani si accorgono di essere orfani quando non hanno una famiglia. Così termina questo documentario, che ha toccato molteplici argomenti, tutti relativi alla famiglia Pellegrini. Ecco alla sinistra dello schermo il riferimento per ogni famiglia che vuole essere davvero tale e vivere con pienezza di senso la propria unione. A chi vuole obiettare che questo è vero solo per chi ha fede e non per chi fonda la sua vita solo sulla ragione, rispondo che la ragione non può svuotare il mistero di amore che il Natale rappresenta, mentre il Natale può dare alla ragione la risposta ultima che essa cerca. La fede e la ragione sono come le due ali con le quali lo spirito umano si innalza verso la contemplazione della verità.